Odiare i popoli si comincia con il privarli della memoria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello che è stato. Ed il mondo intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta. Il ripristino del sistema, perché la sola sostituzione delle nozioni non è sufficiente. Ma nonno, che hai? Forse sei troppo giovane per capire, sapere, discernere. Sto bene, non ti preoccupare, ma la mia prima domanda è ancora valida. Quale prima domanda? Non sei molto sveglio, figliolo. Nonno! Sei poco elastico, voglio dire. La mia prima domanda è stata: quanto tempo hai? Per giocare al cappuccetto rosso? Stai recuperando, eh? Nonno, fammici capire qualcosa. Hai ragione, hai ragione. Cosa dicono di me in famiglia? Beh, che sei fissato con la politica e la storia. E che forse è cominciato... L'arteriosclerosi, sì, non so. Dire che sono stato io. Stai tranquillo, Filippo. Non ho bisogno di dire niente a nessuno. E tu? Cosa pensi di me? Su, fatti coraggio, giovanotto. Che mi dispiace quando ti vedo discutere con papà o con mamma. Tu cosa pensi di me? Ti voglio bene. Oh, finalmente. Quindi, siamo pronti. Tu sei la luce dei miei occhi. Ed è per questo che devo aiutarti a capire il mondo, a difenderti meglio. Ad orientare le tue scelte secondo coscienza e non secondo i dettami della società. Non sono pazzo. Lo so. Allora, devi credere a ciò che ti racconterò, anche se ti apparirà strano. Posso cominciare? Sì.
Cosa strillavi quando sei entrato? Viva Garibaldi, viva Cavour, viva Vittorio Emanuele II, viva Mazzini e viva l'Italia. Sono parole della mia parte, nella recita. Beh, resta così, ho capito. I personaggi che hai nominato sono stati tutti farabutti. Hanno fatto scorrere fiumi di sangue innocente e si sono macchiati delle peggiori atrocità. Ma nonno! Credimi! Tanto per cominciare, nessuno poteva sopportare gli altri. Garibaldi è stato un mercenario. Molto spesso ha combattuto con le spalle coperte, a cominciare dal Sud America, Uruguay, Argentina, Brasile. In Argentina, mi pare, gli tagliarono un orecchio perché aveva rubato dei cavalli. I capelli lunghi coprivano. Camillo Benso, conte di Cavour, è stato un affarista senza scrupoli, anche se in punto di morte ha voluto i sacramenti. Che significa? Si è preparato per ricevere la comunione e l'estrema unzione. Molto probabilmente si è pentito e avrà chiesto perdono a Dio, chissà. Ti racconto solo un episodio. Nel 1853 il raccolto di grano fu scarsissimo in tutto lo stivale e il conte fece incetta di grano a fini speculativi, cioè per rivenderlo ad un prezzo più alto. Riempì i granai personali anziché distribuirlo, magari ad un costo ridotto, ai poveri. Quando la folla affamata tentò di assalire la villa di Cavour, questo grande statista diede ordine alla forza pubblica di sparare sulla folla. Ci furono molti morti e molti furono incarcerati. E al re piemontese cosa interessava? Cosa interessava? Gli interessava la cassa del regno delle due Sicilie ed ingrandire il suo di regno, senza badare ai metodi. Fu spietato. Possibile? Altro che. I Savoia non sono una razza italica, ma sassone, borgognana o provenzale, quindi francese. I piemontesi mandavano i loro giovani a studiare in Francia. Gli ufficiali dell'esercito parlavano francese. I governanti di questa monarchia furono così bravi che condussero il regno al disastro economico. Senti cosa affermava nel 1859 il deputato sabaudo Piercarlo Boggio. Ecco dunque il bivio: o la guerra o la bancarotta. E per guerra intendeva la conquista del regno delle due Sicilie. In Savoia. Tra i sudditi di Vittorio Emanuele circolava moneta di carta. Nel regno borbonico circolavano d'oro e d'argento le monete. Erano queste il suo amor di patria. E Mazzini? Vediamo un po'. Posso dirti che credeva alla guerra d'eccidio come strumento rivoluzionario al servizio del progresso. Egli affermava che il progresso è l'unica rivelazione di Dio sugli uomini. In realtà è stato un terrorista a livello internazionale, utilizzato e spalleggiato da un organo superiore. Quale? Qui andiamo sul pesante. Credo che tu non conosca l'organizzazione che ha accrocchiato questo quartetto malefico. E sarebbe? La massoneria, in particolare quella inglese. E che è? È complicato. È maledettamente complicato. Prova a chiederlo al tuo insegnante di storia. E visto che ci sei, un po' per volta, chiedigli di Garibaldi e delle sue gesta sudamericane. Della condizione economica dello Stato piemontese prima del 1860. E poi ne riparliamo. Se vuoi. Mi sembra una storia da far paura, mi piace. Chi nasce a Nura e chi nasce a Camise, chi nasce a Nura e chi nasce a Camise, chi nasce
scelta nui, che ne scelta nura e senza niente. Aspetto che per me cagna lo viento, aspetto che per me cagna lo viento. Chi nasce cane, chi nasce gatta, chi nasce cane, chi nasce gatta. I che nasce taga, i che nasce gatta, e no canirlo. Aspetta il mon capa, non surriscillo. Aspetta il mon capa, non surriscillo. Chi ha tener gente e chi la tener ora. Chi ha tener gente e chi la tener ora. La caio nella pa, la caio nella penca fa paluma. E forse sola tener raggi chiume. E forse sola tener raggi chiume. Chi nasce in cuni, chi nasce martiello. Chi nasce in cuni, chi nasce martiello. Si sto martiello in casa, si sto martiello in casa, e non m'apprezza. Puravana lo giorno a casa spezza. Puravana lo giorno a casa spezza. Chi nasce bianco e chi nero dragone. Chi nasce bianco e chi nero dragone.